Benvenuti a Ciao Maschio. Ad ognuno di noi è capitato di subire del male da qualcuno, oppure di provocare un dolore. E spesso ci siamo detti, mi vendico, gliela farò pagare. Altre volte abbiamo pensato, forse è meglio perdonarlo. C'è una frase di Oscar Wilde che mi piace molto. Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li farà arrabbiare di più. Eh sì, perché forse la migliore vendetta è proprio la felicità. Fai l'uomo, non piangere, non fare la femminuccia. Smetti di giocare con le pentoline. I maschi non piangono, combattono. I maschi non possono avere paura. Dimostra di essere un uomo vero. Eccola, Nunzia De Girolamo, grazie per essere con noi, buongiorno. E grazie per la presentazione a te che sei la bellissima dello studio. Ma, guarda, veramente grazie, sono grazie. Felice di averti perché innanzitutto ho una grandissima stima di te. Grazie reciproca. E poi mi piace perché tu ti riesci a dividere tra il ruolo di mamma, moglie, che è quello principale, mi piace perché tante volte ci siamo confrontate su questo. Ci siamo anche tante volte incontrate con le bimbe. Esatto. E so che anche tu sei molto attenta e cerchi di seguire tua Penso figlia in tutto. Penso che sia fondamentale in una società, soprattutto nella quale ormai le famiglie sono venute un po' meno, come faro, come guida. Seguire i propri figli penso che sia un dovere innanzitutto, ma per me è anche un grande piacere perché mia figlia è il cuore mio. Quanto è bella, quanto è simpatica, d'altronde con una mamma così non poteva Grazie. Essere diversa. E, è vero che le donne hanno una marcia in più? Sì, per me le donne hanno una marcia in più, perché le donne hanno una sensibilità che è particolare ovviamente rispetto al maschio, non si generalizza mai per carità, però tendenzialmente c'è questo. E poi secondo me le donne sono rigorose, che è una cosa che soprattutto nella vita professionale, almeno la maggior parte di quelle che io ho incontrato, è fondamentale. Ci manca un piccolo aspetto però noi donne, io lo dico sempre, perché come detto sono diretta, quindi non le mando a dire. È quello che mi piace. Noi dobbiamo imparare a fare squadra, cosa che i maschietti fanno tanto. Tu hai fatto vedere nell'RVM Nunzia Ciao Maschio, lì i maschi mi hanno dimostrato anche in televisione che pur non conoscendosi in un attimo sono spogliatoio, cioè in un attimo sono squadra e io ero sola contro tutti. Ma che perché poi io non integro, riusciamo però... ancora a fare squadra noi donne? Ma guarda, non lo so se è un fatto culturale, perché ci abbiamo impiegato tempo per avere tanta indipendenza, tanto protagonismo, per raggiungere i vertici dello Stato, delle aziende che rappresentiamo, come se fossimo disabituate. Mm-hmm. È molto diffidente rispetto a questo. Invece se noi provassimo ad essere squadra, ad aiutarci fra di noi, avremmo ancora di più un ruolo in società. Invece ti devo dire che molto spesso la cattiveria più grossa ti arriva proprio da una donna, almeno nella mia vita precedente è stato così. E quando, appunto nella tua vita precedente da parlamentare e ministro, hai avuto una squadra che ti ha sostenuto? Sì. O eri una solista che poi ha avuto bisogno della squadra? No, io ho avuto sempre tantissimi giovani perché parto dai movimenti giovanili. Per cui ho avuto tanti ragazzi e ragazze che mi seguivano, anche in un movimentismo che non aveva poi un risvolto chiaramente di gestione della cosa pubblica, era una fase iniziale che era politica pura. Quando poi io sono diventata parlamentare, coordinatore sul mio territorio, ho iniziato a fare un'attività più legislativa, io avevo molte donne, avevo gruppi di donne, ho litigato con gli uomini per difendere le candidature al femminile sul mio territorio a Benevento, nella mia città. E questo comunque mi gratificava, perché saper stare insieme significava lottare. Cioè, mettile tutte donne insieme che dicono no, noi no, non facciamo questa non cosa. Non passa più nessuno. No, i maschi arretravano e dicevano, per carità, lontano da queste streghe beneventane. Fare politica, Nunzia, vuol dire anche saper parlare alla gente. Sì, saper parlare, ma anche saper ascoltare. Che secondo me è una caratteristica che deve avere la politica, ma anche la televisione. Cioè quando interloquisci con le persone, con i problemi delle persone, io andrò a condurre Stati in diretta. Ecco, diciamolo, manca pochissimo. Sì, dal 3 luglio, tutti pomeriggi, insomma, su a Gianluca Semprini. Sì, insieme a Gianluca Semprini. Però ascoltare anche il dramma delle persone, i bisogni, è fondamentale. Che è fondamentale proprio per mettersi in contatto. Sì. Si chiama empatia. Empatia. E sensibilità, appunto. Senti, da anni sei un volto amatissimo perché
da questo fortunato programma in una fascia difficile che è la seconda serata del sabato, sì. Eppure hai avuto grandi ascolti, sì. Sei stata molto amata e seguita, in cui eri in contatto con i maschi. Perché hai scelto di parlare con i maschi? Guarda, c'è una scelta che è anche sociale, è anche culturale in un certo senso, perché io volevo fare un esperimento. Noi donne, io penso a me, non ho paura di parlare di me, dei miei sentimenti, della mia interiorità, ma anche tu. Le donne hanno un po' più facilità, tutte noi abbiamo, no? Più facilità a farlo in televisione e nei contesti sociali, nei contesti familiari. Il maschio, no. Cioè, alla fine è rigido rispetto al parlare di se stesso, quindi io ho pensato che fare questo percorso nell'universo maschile avrebbe aiutato anche noi donne. Io ho un pubblico molto alto femminile, giro per strada e le persone mi dicono ciao maschio, che per me è una grande soddisfazione perché è anche molto divertente, significa che il prodotto è arrivato, certo. Cioè il format è arrivato. E questo ci ha consentito comunque di conoscere un universo che non può essere alternativo avverso a noi, cioè c'è bisogno che le diversità si capiscano e che diventino un elemento di forza, integrarsi e non contrastarsi. Quindi è stato un viaggio meraviglioso che continuerà, perché io non rinuncerei mai a ciò maschio. E comunque anche devo dire che i maschi che ti hanno seguita da casa ti hanno molto apprezzato, questo te lo riferisco io. Ah sì? Eh sì, sei anche molto apprezzata da tutti i maschi, non solo dalle donne, perché anche le donne ti amano molto, perché sei diretta, perché riesci a metterti in contatto con loro. Ma devo dire che anche il maschio, e anche chi ti ha visto a Ballando con le Stelle. Oh. Infatti guardiamola in quest'altra vita. Proprio un'altra. Non c'è Ballando con le Stelle, ma veramente. Vedi? Io volevo vedere Nunzio De Girolamo. C'è qualcuno ballando... che mi vuole c'è bene. Qualcuno... e che mi vuole far diventare rossa e far vedere quell'aspetto timido. Però ricordiamolo il tuo infortunio, che è stato è proprio la chiave, sì. Per dire che comunque guarda dopo lì, una caduta... come stavo. Eccola. Dopo una caduta ti sei rialzata e ancora più forte. Quindi questo è un messaggio bello, importante, che dobbiamo mandare. Sì, sì. Io sono caduta lì fisicamente. Cioè nel senso che veramente io e Raimondo Todaro, che era il mio ballerino, ci siamo fatti male. Siamo stati trattati anche in ospedale. Ci sono state mattine che mio marito mi alzava dal letto perché io non riuscivo ad alzarmi. E invece avrei dovuto ballare, insomma, fra la costola, la schiena. Però mi sono rialzata e ho ricominciato a ballare. E questo è un po' il filo conduttore della mia vita, cioè io ho avuto delle belle esperienze, dico sempre yes we can, ho fatto il ministro, ho fatto tante cose in età giovanissima, ho avuto una vita fortunata per certi versi, però poi ho avuto anche delle cadute rovinose, cioè il tunnel. Che sono servite, nel senso che alla fine tutti noi che abbiamo un ruolo pubblico siamo anche un buon esempio. E quindi il messaggio che poteva arrivare agli altri, innanzitutto a mia figlia, ma anche alle tante donne che appunto ci seguono, è alla fine ci si può rialzare, bisogna essere determinati, forti, perché alla fine del tunnel c'è sempre la luce. Esatto, sì. Quell'occasione può essere un'occasione di rinascita, no? Ogni volta. Anche di riflessione, anche di conoscenza di se stessi. Senti, ma tornando un attimo, hai toccato anche l'argomento tuo marito, sei riuscito a insegnargli a ballare tuo marito? Ma va? Non c'è riuscito? No. Niente. Mio marito proprio non è capace di ballare. Ecco. Cioè abbiamo non dei mariti che sono antimusicali. Ah, anche il tuo? Anche il mio. Ma ci avrà altri pregi però? Sì, ancora li sto cercando. Guarda come lo dice. No, dai, non è vero, non no, ci credo. No, Francesco, non ti arrabbiare, ne hai tantissimi. È che proprio per elencarli ci vorrebbe troppo tempo. Sì. No, devo dire, è un bravo padre ed è una persona che è un punto di riferimento. In qualsiasi momento di bisogno lui c'è, soprattutto non c'è in modo drammatico. Quindi nei momenti difficili della mia vita non ha drammatizzato, ha detto forza, alzati, esci fuori e cammina di casa. E sì. Poi tu sei campana. Si immanata cosa? Senti, che mamma sei? Apprensiva. Apprensiva. Sono una mamma molto apprensiva. Ansiosa? Sì, ma non faccio pesare questa ansia a mia figlia, perché non deve diventare un limite, ma un'opportunità. Cioè io la seguo anche a distanza, attentamente, ma le faccio fare tutto. Che poi alla fine, come mi diceva sempre mia madre, i figli sono figli del mondo e noi non li possiamo ostacolare. Che cosa le auguri? Le auguro innanzitutto tanta salute, prego tutte le sere, che affinché questo... forse lo farai anche te, sì. Se lo facciamo molte noi mamme. Ogni volta gli dico, guarda, tu che ci guardi da lassù,
tutto a me, niente a lei. Tutto quello che ci sta di negativo fallo succedere a me. Quindi io le auguro di star sempre bene in salute e di essere molto serena. E dico a Gea che fondamentalmente oggi è un solo dovere, quello di studiare, perché l'eredità che lasciamo noi genitori è la cultura e quello la renderà diversa dagli altri. Che rapporto hai con la religione? Io sono una persona cattolica, io credo, prego, vado poco in chiesa, ammetto, frequento poco, però so che c'è qualcosa e c'è qualcuno che, insomma, vigila su di noi. Senti, ma visto che nella tua vita professionale, appunto con Ciao Maschio, hai sempre intervistato uomini, invece per te so che sono importanti le donne, sono state importanti le donne nella tua vita? Eh sì, e sarà la mia novità di quest'estate, perché comunque a Vita in Diretta avremo uno spazio, oltre la cronaca, che come sai è il corpo della trasmissione, e quindi avremo tutta la cronaca nera, la cronaca bianca, come si dice. Quindi ci avrai Ciao Donne? E poi ci avrò un confronto come quello che stai facendo tu, un faccia a faccia, dove intervisterò anche le donne, e questa sarà una novità, anche perché mi consentirà di capire anche televisivamente le grandi differenze fra gli uomini e le donne, ma magari poi, chissà, scoprirò che gli uomini parlano di più delle donne con me, non lo so. Hai visto? Voglio viverla questa fase. Vuoi scoprire e soprattutto vuoi porti nuove sfide? Eh sì, quello fa parte del mio caratteraccio. Tuo caratteraccio? Perché dici caratteraccio? È perché io sono una calzola in tasca, cioè molto sorridente, accogliente, sì. Però poi parte l'embolo, come si dice dalle parti mie. Sei impulsiva? Eh sì. Cioè, quando poi mi innervosisco senza fine. Cioè, divento una che, capito, capace di dire le peggiori cose. Dopo un quarto d'ora mi sono pentita e faccio mia colpa, però... In quel momento esplode. In quel momento proprio io divento... È, cioè, il vulcano? Sì, vulcano. È un vulcano che erutta spesso, ecco. E come fai ad avere... a giostrare, insomma, le persone che sono intorno a te, la squadra, la tua squadra, che ogni tanto si deve beccare Nunzia Vulcano? No, io non c'ho questa cosa con i miei, diciamo, collaboratori. È molto difficile, cioè sono molto accogliente, molto calma. Cioè, io poi non sono un'ansiosa da un punto di vista professionale. Però, diciamo, forse con le persone care, che so che mi posso permettere poi di chiedere scuse e capiscono, ogni tanto esagero. Come ti capisco? Sì, perché ogni tanto uno si deve pure sfogare. Da qualche parte, capito? Cioè, da qualche parte io devo eruttare questo, esatto, vulcano. Questo deve... vulcano, questa donna campana deve venire fuori. Sì. Vabbè, ma dal tuo sorriso e dal tuo temperamento, dalla tua solarità, viene fuori sempre. Anzi, ci piace proprio per questo, Nunzia. Grazie. Se ti dovessi definire con un aggettivo... Lunatica. Lunatica. Eh sì. Proprio per questa cosa che ti dico, ci sono giorni che io mi sveglio e sono alle stelle, e poi magari dopo un'oretta, due ore, anche se vedo una cosa che mi intristisce, un fatto per strada, una debolezza, una povertà, un cattivo gesto che ti fa qualcuno gratuito, che tu dici, ma io che te l'ho già fatto? Ma perché ti devi comportare male? Ma che t'ho già fatto? Ma perché ti devi comportare male con me? Io divento triste. Oppure ti chiudi. E quindi sono lunatica. Infatti Francesco dice, siamo saliti sulle montagne russe, anche oggi siamo sulle montagne russe. Vedi, lui ti dice riporta. Che questo è, capito, il mio livello di umore. Però questo tiene vivo anche il rapporto, perché lui non sa mai quello che si aspetta da Nunzia. Ma mai lo deve sapere. Gli imprevisti. Tutto può succedere. Tengono vivo il rapporto? Sì, assolutamente. Alla fine un rapporto di amore si compone di tante cose, ma anche un po' di un sano gioco che bisogna sempre tenere vivo nella coppia, secondo me. Altrimenti uno si accomoda, si siede, come spesso succede, dice vabbè, tanto sta là. E aspetta. No. Senti, che cosa si devono aspettare i telespettatori alla Vita in Diretta da Nunzia De Girolamo? Che io metterò in campo tutta la mia curiosità. Io sono una grande lettrice di gialli, quindi sì, bene. Da Carrisi a De Giovanni sono il mio pane quotidiano, li ho letti tutti i testi di entrambi, quindi io sono appassionata. Saresti anche una grande protagonista, secondo me, di un giallo. Sì, chissà, mi mai ti chiameranno a fare l'attrice. Mi cambia di nuovo la vita, ancora una volta. Quindi avrò quella curiosità, però anche la sensibilità, che è femminile, che è umana, che è anche maschile, per carità, di sapere che dall'altra parte ci sono vite, ci sono sofferenze, e quindi
la narrazione deve essere sempre molto garbata, istituzionale, perché bisogna avere rispetto degli altri, però metterò in campo la curiosità e poi nella parte spettacolo, cioè, spero di divertire e accompagnare l'estate degli italiani con un sorriso. Lo farai e noi ti vogliamo regalare dalla parte femminile, vogliamo ritornare a Ciao Maschio e quindi questo è un omaggio per te, dal maestro Campagnoli. Grazie. Espressione malinconica e quel sorriso in più, cosa mi fai? Stai così, così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di miro dalle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte è quasi amor. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città e dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amor. Grazie Nunzia Di Girolamo. Ammazza che voce! A tra poco, 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 poco. Nunzia De Girolamo, adesso ti affido a un maschio vero, al marzulliere! Che è allora, stato mio ospite a Ciao Maschio. Esattamente. Ed è andato molto bene, so. Molto bene. Nunzia, l'amicizia. Tu sì. Hai scelto amici e nemici. L'amicizia è più vulnerabile dell'amore perché è libera? L'amicizia è uno dei sentimenti o comunque delle fortune più grandi che possa avere un essere umano. Quindi va tutelata più dell'amore. Tra veri amici, la debolezza di uno serve ad affermare la forza dell'altro? Assolutamente sì. Parli per esperienza? Sì. Sì, diciamo che io faccio sempre la parte però di quella forte. Mi piacerebbe cominciare a fare pure quella debole, sempre in ascolto sono, però... Sì. È vero che un amore si subisce mentre un'amicizia si sceglie? No, si scelgono entrambi. Anche l'amore? Sì. L'amicizia dà i vantaggi dell'amore senza gli inconvenienti della passione o no? Secondo me l'amicizia, soprattutto fra uomo e donna, è un amore che decidi di non intimizzare. L'amicizia è dimenticare se stessi, essere capaci di amare l'altro e tacere? Assolutamente sì, ma è anche l'amore un po'. Tu parli è gratuito. Tu parli sempre per esperienza. Certo, parlo per me stessa. È più preferibile seguire i consigli degli amici o piuttosto le critiche degli avversari? Entrambi. La critica è fondamentale, bisogna imparare ad ascoltare le critiche degli avversari. Nella vita, ma nella tua vita, hai incontrato spesso più angeli o più diavoli? Tanti diavoli. E come hai reagito? A volte li ho subiti, mi hanno accoltellato, qualche altra volta li ho evitati, ho messo la freccia e sono andata oltre. In amore si cambia, mentre in un rapporto di amicizia si rimane sempre se stessi o no? No. Perché noi siamo in continua evoluzione, persino con noi stessi, per cui un vero amico capisce le varie stagioni della vita di una persona. L'amicizia sopravvive sempre ai tradimenti? No. Non esiste sentimento del cuore che possa sopravvivere ai tradimenti. Si va oltre, si perdona, però resta una piccola macchia. Per chiudere, di tuo marito Francesco Boccia, tu sei più amica, più amante, più moglie o più compagna? Puoi non rispondere. Mi verrebbe da di compagna, visto che è di sinistra. Però direi
Spero di restare amante. Per sempre? Per sempre. E perché l'hai sposato? E perché... Per amicizia o per amore? No, l'ho sposato per amore, grande amore, non amicizia. Io non lo conoscevo nemmeno. Ci sono delle immagini, dottoressa Grazie, Ampieri. Grazie, Nunzia De Girolamo, in bocca al lupo per questa estate. Grazie. In bocca al crepi, lupo. Crepi. Ti vedremo, ti seguiremo, sì, e faremo il tifo per voi. Quindi dal 3 luglio vi aspetto tutti, dopo la mattina e il pomeriggio arrivano De Girolamo e salutami Semprini. Il maschio Semprini. Ma restate sempre su Rai 1. Sempre su Rai 1. Rai 1 forever. Salutami il maschio Semprini. Sì, sì. Beh, devo dire che Semprini è un maschio è e bravo. Mi pare anche un maschio È alto. Un bravo collega. Grazie, Nunzia De Girolamo. Grazie, grazie mille a entrambi. E adesso sempre più spesso la cronaca ci riporta notizie di violenza, di aggressione all'interno della scuola. Quello che per i nostri ragazzi invece dovrebbe essere un luogo di formazione, educazione, crescita. E in alcuni casi diventa terra di nessuno. Vediamo questo servizio di Paola Miletic. Succede sempre più spesso, al nord come al sud, nelle grandi città come in provincia, nei licei blasonati come negli istituti dei quartieri cosiddetti difficili. Ma che cosa è accaduto alla nostra scuola? Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, i licei costretti a convocare le famiglie sono aumentati fino all'80%. In un istituto su 5 è intervenuta la polizia. Certo, fortunatamente non sono tutti episodi di una gravità paragonabile ai fatti di Abbiate Grasso, dove il 29 maggio un 16enne ha accoltellato la sua insegnante d'italiano, o a quelli di Napoli, dove un 13enne ha sferrato un pugno in faccia alla professoressa, intervenuta per separare due compagni che erano venuti alle mani. La violenza nelle scuole esplode perché spesso è l'unico luogo in cui vigono regole chiare, a cui i ragazzi non sono più abituati, e probabilmente si è rotto il patto di fiducia tra insegnanti e famiglie. I colloqui con i professori finiscono spesso in discussioni accese, in cui i genitori prendono immancabilmente le difese dei figli e minimizzano i loro comportamenti violenti definendoli ragazzate. E poi c'è naturalmente l'influenza dannosa dei videogiochi, così come il ruolo dei social network, grazie ai quali i filmati della violenza si diffondono immediatamente, rimbalzando da uno smartphone all'altro. È andata così anche a Rovigo, dove i compagni hanno filmato in diretta con i telefonini l'aggressione alla professoressa colpita con una pistola ad aria compressa. E in questa scheda abbiamo raccolto i casi più importanti accaduti negli ultimi mesi, ma sono tanti, tanti di più purtroppo. Do il benvenuto a Margherita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, alla vice